Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. La mamma e il fratello maggiore di una ragazza, studente di una scuola media, hanno aggredito un professore colpevole di aver dato alla studente dei voti secondo loro troppo bassi. L'aggressione è avvenuta davanti a una decina di studenti. Il docente è stato soccorso dal 118 e guarirà entro tre giorni. Il professore ha denunciato l'accaduto. Qualcuno chiede l'arresto immediato per questa madre, concorda? Sì, direi di sì. Come mai? Perché secondo me adesso i genitori dei giovani sono troppo protettivi per i suoi bambini, troppo non vedono i comportamenti sbagliati dei suoi figli. E secondo me poi questi comportamenti dei genitori danno questi comportamenti dei figli, perché secondo me quello comportamento sbagliato del figlio arriva proprio dai suoi genitori. Perché secondo lei sempre più spesso i genitori vogliono prevalere sui professori difendendo a spada tratta i propri figli? Quale meccanismo si sta innescando nella nostra società e a cosa è dovuto? Allora, secondo me sinceramente già pensato di questa cosa e non lo so perché non... Poi io posso dire anche mio parere, perché io sono una polacca, che le mamme italiane sono troppo protettive per i suoi figli, troppo pensano che i suoi figli sono migliori e più migliori dei altri. È sbagliato secondo me, perché non c'è il relativismo, diciamo. La mamma non riesce a guardare suo figlio com'è, proprio ha una... pensa che suo figlio è unico nel mondo e si comporta bene, e tutti gli altri, anche i professori, si comportano male, e non è così. Secondo me sì. Come mai? Non ha senso, nel senso, se è meritato il voto, amino. Non penso che gliel'ha dato così, cioè se l'ho meritato. C'è chi sostiene che bisognerebbe espellere dalla scuola anche la figlia di questa madre, concorda? Giusto. Perché non è solo colpa della madre, anche della figlia. No, perché secondo me l'insegnante, se ha ritenuto di dare il voto basso, vuol dire che il ragazzo lo meritava, non studiava come doveva. Qualcuno sostiene che bisognerebbe perlomeno sospendere o addirittura espellere la studente. È giusto che a pagare sia la figlia? Diciamo, no, beh, a pagare proprio la figlia no, però neanche l'insegnante, secondo me. Sono i genitori che dovrebbero quantomeno, cioè, cercare di dire alla figlia che, cioè, come stanno le cose, di studiare di più, di cercare di impegnarsi e per prendere più di bei voti, per non fare sì che succedano queste cose, ecco. Le è mai capitato di arrabbiarsi o si arrabbierebbe mai con un professore perché ha dato un brutto voto a suo figlio? A me sinceramente non è capitato mai, perché poi i miei figli sono cresciuti già anni fa, allora la figura del professore era proprio la figura come un genitore. Allora praticamente noi davamo il nostro sostegno ai professori. Quando il figlio veniva e diceva no, mi ha fatto brutta nota, no, è un professore, ha ragione. Sì, succedeva magari anche a noi che c'erano i professori, diciamo tra virgolette, cattivi. Comunque un professore era una figura a scuola che non si poteva trattare male, anche parlando male a casa davanti ai figli. Io per esempio non lo facevo mai, anche se a volte pensavo che magari un professore ha sbagliato, non parlavo mai male di un professore davanti a mio figlio. Se lo merita, no, però se ha la colpa e non se lo merita, penso di sì. Penso che anch'io farei la stessa cosa, quindi non lo so.